ci sono educatori e docenti, insegnanti, sostenere ad attenzionare i propri ragazzi. Mi rivolgo a voi giovani, ancora oggi le mie parole per conto a voi. A Gesù Cristo, a Maria di mia figlia. E vedete, non so, si sa di essere amato e chi è amato ottiene tutto, specialmente dei giovani. Con voi i vostri smarrimenti,
intercetta i vostri sogni. Lui sa, lo diceva Giovanni Paolo II, lui solo sa quello che c'è nel cuore di un uomo, e in particolare nel cuore dei giovani. E solo chi ama riesce a leggere quel giornale dell'anima che si dispiega nella pergamena del nostro cuore. Don Bosco era innamorato di Dio, era un uomo appassionato della vita e ha compreso che bisogna saper rischiare la vita, perché ne abbiamo una sola. E lui l'ha rischiata sulla cuore. Per questo sapeva leggere nel cuore dei giovani. Tanti parlano di giovani, ma non conoscono il cuore dei ragazzi. Tanti sfruttano i sogni e i desideri dei giovani. Sono i mercenari e i briganti che sfogliano anche delle utopie di speranza ai nostri giovani. Gesù ha parlato con Don Bosco, ha parlato con i giovani, ha dialogato con essi, ha ascoltato il loro cuore, è diventato casa ospitale per i giovani. Per questo, ancora oggi, i giovani lo cercano. Come Gesù ha cercato Zaccheo, e sapeva che Zaccheo lo cercava. Zaccheo cercava di vedere chi è Gesù. E Don Bosco, come Gesù, non ha mai guardato i giovani dall'alto in basso. Non si è mai messo su un pulpito o su una cattedra, ma ha fatto della strada la sua cattedrale. Ha fatto del cuore dei giovani la strada di incontro e di dialogo. Anche Gesù si ferma sotto l'albero di Simon Colombo, lì dove c'è Zaccheo, e lo guarda dal basso in alto, lo chiama per nome, lo conosce dentro e lo invita a scendere perché vuole stare con lui. Con lui, un peccatore, un uomo in cui dai registri del Tempio, perché è peccatore. E Gesù va a cercare proprio lui, come Don Bosco, andava a cercare i ragazzi di strada, andava a prendere i ragazzi, i giovani, nelle carceri, e dava fiducia con il suo paterno da loro, perché tanti giovani non hanno un padre, molti non hanno neanche più una madre, ma tanti giovani non hanno un padre, non hanno un padre a cui confidare gli anni di Dio, non hanno un padre nel cui abbraccio possono trovare fortezza e resistenza nelle tragedie della vita. Ecco, Don Bosco si presenta ancora come il padre dei giovani, capace di ospitare e di lasciarsi ospitare,
E così, come fra Gesù e Zaccheo si accende l'amicizia, un'amicizia che cambia la vita, di Zaccheo, ma ha cambiato la vita di Dio, perché Dio è cambiato da quel giorno. Quando Zaccheo è cambiato, anche Dio è cambiato, perché si è convinto di Dio. Dei buoni sono quelli che noi spesso riteniamo più cattivi, che più disposti a cambiare, non sono i demoni, voglio saltare, sono quelli che vivono nelle periferie dell'esistenza, come Zaccheo. E Dio è diventato il Signore delle periferie. Viene a visitarci, a incontrarci, ad abbracciarci, che vuole sognare con noi, perché si fida di noi. Carissimi giovani, Dio si fida di voi, a voi affida le sorti dell'umanità e il futuro della Chiesa. Allora abbiate il coraggio di salire su questi sicomori dell'esistenza che sono i santi, salite sull'albero di Don Bosco, da lì potrete vedere Gesù, da lì avete la possibilità di lasciarvi intercettare la sua. Da lì potete sperare di essere quello che da sempre avete sognato. E allora, sì, Don Bosco è qui, ma